In questo servizio, subito successivo al Gran Premio di Monza 1977, il grande Beppe Viola, giornalista Rai, si chiedeva e faceva un po' le carte a quale poteva essere il sostituto di Niki Lauda dopo il suo trasferimento alla Brabham Alfa Romeo. Una rosa di 4-5 candidati per sostituire Niki Lauda alla Ferrari. L'annuncio dovrebbe essere dato a Maranello dopodomani e sarà proprio Lauda, come vedremo, a condizionare la scelta di Enzo Ferrari. 80 probabilità su 100 l'austriaco passerà alla Brabham Alfa Romeo. Previsione esatta. Il padrino della Formula 1 metterà a disposizione di Lauda una macchina nuovissima, un autentico prodigio tecnico a sentir lui. Non sarà proprio così. Le risorse, nessuno meglio di Lauda, di gran lunga il più sensibile collaudatore del circus. Questo era vero. Ma Lauda potrebbe anche optare per la Wolf, dove il patron, il suo vecchio amico Walter Wolf, un miliardario austro-canadese, lo accoglierebbe a braccia aperte. Soltanto in questo caso Jody Scheckter potrebbe trasferirsi a Maranello. E ci andrà invece 2 anni dopo. Ferrari, un tipo raccomandabile per grinta e combattività, anche se meno abile di Lauda nella messa a punto delle macchine. È l'esatto contrario del computer. Se non dovesse verificarsi lo scambio Wolf-Ferrari, ecco a rispuntare tra i candidati alla successione di Lauda Ronnie Peterson dal piede pesante. Purtroppo per lui rimarrà la Lotus, con la quale morirà un anno dopo. Ingaggio, Peterson è l'unico dei grossi piloti a non aver ancora firmato per alcuno. Gli inglesi, che in fatto di trasferimenti sanno le cose prima di molti altri, sono certi che l'anno prossimo Peterson avrà una Ferrari. Non sarà così, purtroppo, forse anche per la Ferrari. Un altro tipo completamente diverso da Lauda è Mario Andretti, già ferrarista nel 71-72. Il campione italo-americano è in contatto da alcuni giorni con Maranello. Egli però non vorrebbe rinunciare a 4 grandi corse del campionato americano che gli rendono parecchi bigliettoni. Difficile che il commendatore di Maranello rinunci all'esclusiva di Andretti. Difficile quindi che i due siano. Ma veramente non rinuncerà neppure Colin Chapman nell'anno 78, con il quale Andretti comunque vincerà il mondiale. Di puntare su uno dei giovani leoni della Formula 1, Patrick Tambay, lo vediamo raccontare lo spaventoso incidente che ieri l'ha visto protagonista, sarebbe andato benissimo, ma pare che l'industria di sigarette che lo sponsorizza l'abbia già piazzato alla McLaren. Beh, comunque Patrick Tambay arriverà alla Ferrari nel 1983. Conveniente per Ferrari. Se l'anno prossimo non si ripeteranno i risultati di questa stagione, ecco pronto l'alibi dell'inesperienza. E sarà così. 40 probabilità su 100 a Peterson, 20 a Scheckter ad Andretti, le altre 20 divisibili per il giovane signor X. Ermanno Quoghi, il caposquadra di Lauda, sta pure lui prendendo contatti in questo senso. E andrà assieme a Lauda alla Brabham. La rosa dei candidati del dopo Lauda. Attenzione, mi raccomando, alle spine.